Oggi siamo qui per andare a vedere la deck profile del Madolce e Vernosifilide. I Vernosifilide sono mostri che vanno in sinergia con le carte Madolce. Ci permettono di andarsi a scartare assieme a un'altra carta, che può essere una carta Vernosifilide o una carta mostro qualsiasi. E poi hanno un effetto che è di solito di vantaggio, una Foolish, un Search, nel caso di Ilse un Search Vernosifilide. E poi possiamo fare il Reborn, sempre comunque su una carta mostro terra. Però per il resto del turno i terra saranno gli unici a poter attivare i loro effetti. Questo vuol dire che qualora voi voleste giocare carte come Needlefire o carte Extender che vanno ad attivare i loro effetti poi all'interno del proprio primo turno, non lo consiglio, perché ovviamente non potranno attivarsi. Quindi Ilse è quella che searcha, Forest è quello che invece va a mandare da Deca Cimitero, però Winnie the Pooh invece a me piace tantissimo perché ci permette di pescare una carta. E questo pescare una carta, dato che è un po' randomico, certe volte va bene, certe volte va male. Qualora andassimo a pescarci sta tizia qui, ovviamente non dico che piangiamo, ma comunque no. E inoltre ci sarebbe un'altra carta Vernosifilide che dovrà uscire. Ace ci permette di searchare addirittura un Fata Terra. Questo vuol dire che andiamo a searchare le nostre carte principali, le carte più forti, ovvero la principessina che ci fa fare le combo, no, con gli Xyz, poi dopo ve le vado a spiegare tutte, l'Angelli che si tributa e poi ci fa fare la principessina oppure Loot Cake, e quindi dà consistenza enorme al Madolce. Quindi fino al papero il mazzo rimane un rogue, ma anche con il papero non cambia troppo la situazione. Allora abbiamo gli starter che sono Magilin, è un search di Madolce mostri, quindi andiamo a searchare di solito la principessina. Se non abbiamo mostri nel cimitero si va a autocalare, cosa molto buona. Quando viene specialata ci permette di specialare un Madolce da mano deck. Poi il suo livello può essere ridotto di uno, anzi no, deve essere ridotto di uno, quindi dandoci come unico target valido la Banding Cipessa, che ci serve per avere come materiale quando avremo poi la mod, perché altrimenti non abbiamo la possibilità di avere effettivamente un gioco serio. Poi abbiamo Angeli che invece ci permette di calare dal deck un qualsiasi Madolce, con Loot Cake, che è l'altro starter, no? Volendo alla lunga, ci permette di andare a bandire un mostro nel cimitero e calare un Madolce dal deck. Quel Madolce dal deck è messo in gelato, che su Special, e quando controlliamo un Madolce bestia, stronzata enorme questa qua, lo dico da sempre, possiamo andarci a searchare una carta Madolce Spell and Trap. Perché una stronzata? Perché non va a sinergizzare con i Vernosifilide. Tuttavia potete trassare, ma ovviamente non si fa. Lui poi ci andrà a portare le varie magie e trappole. Di solito le magie, perché le trappole ci andiamo a settare con un'altra magia che è Salone. Salone che durante la main phase ci permette di fare una normal addizionale. Qui abbastanza inutile come effetto perché non ne senti troppo il bisogno, ma non è male da avere, non è male. Quando viene rimischiato un Madolce dal cimitero nel deck o che controlliamo nel deck, ci permette di andare a settare una Madolce Spell and Trap direttamente, ovviamente sempre, dal nostro mazzo. E la carta che andiamo a settarci è la Promenade. La Promenade, che è passeggiata, ci permette di targettare una face up card, quindi una carta qualsiasi che può essere mostro, magia, terreno, tipo mina mistica, robe del genere, che non è male. Ci permette di andare a negare quella carta e rimischiare il Madolce nel deck. Inoltre questa carta si bandisce e ci permette di andare a dare un materiale qualsiasi che ci piace di più a un mostro Madolce che abbiamo Xyz. Quindi non è male anche per andare a evitare situazioni in cui per sbaglio andiamo a perdere tutti i materiali della mod, o magari ce li tolgono loro, perché ricordiamo che ci sono tante carte che possono andare a togliere i materiali lasciando il mostro, come può essere anche una Psy Struttura Z, che seppur sia abbastanza raro ai local può capitare, mi è capitato, quindi ve lo dico così tanto per. Poi abbiamo Ticket è una cosa che può piacere o non può piacere. A me piace perché mi fa piacere avere un search così, avere un extender o comunque un follow up per il prossimo turno. Poi abbiamo Chateau che quando viene attivata ci permette di sciappolare i Madolce che abbiamo al cimitero nel deck. Questa qui ci va a triggerare subito gli effetti di Salone, di Ticket, perché Ticket va a calare o searchare quando vengono rimischiate le cose, quindi qualora avessimo tutte e due abbiamo un ottimo vantaggio.
Inoltre giochiamo anche la barriera Statua of the Drow, che è praticamente quella là dei Flanderese, soltanto con i mostri terra, che anche come proprio i Flanderese, dato che i vento sono abbastanza rari, anche i terra sono abbastanza rari, quindi molti mazzi perdono di questa carta. Poi abbiamo il nostro lato Entrap. Allora, le Entrap più importanti ovviamente in questo formato sono Imperma, che è in 3x, Didicrow, che è in 3x, 3x di Ash, 3x di Bell, 3x della Luce Arancione, tanto abbiamo tante fate adesso. L'Extra ha delle opzioni e delle carte mandatorie. Le carte mandatorie sono la Fresh Sea Start, la Maestra qua, la Tiramisù e la Chocolala Mod. La Link non è male perché non è advance per turno e davvero è difficilissima da togliere, perché quando è sul terreno e sta per essere distrutta in battaglia del fatto di una carta, puoi sciaffolare invece un Madolce dal cimitero nel deck e non è advance per turno sta cosa, quindi può rimanere lì fino alla fine del gioco. Inoltre i Madolce a cui punta non possono essere spaccati dagli effetti delle carte e nessuno può targettarli, quindi diventano dei mini cociti in termini duellinziani e non è male. Poi abbiamo la maestrina che ci serve per la combo, stacca materiale, rende immune se stessa o un altro Madolce, di solito se stessa, ma l'immunità non ci interessa. E inoltre quando una carta Madolce tocca il cimitero ci permette di sciaffolare fino a due carte dei cimiteri nei deck, quindi assolutamente non male. E poi la Tiramisù che è going second, una volta per turno ci permette di staccare un materiale, targettare due Madolce nel cimitero, le sciaffoliamo e poi dopo ciò andiamo a sciaffolare due carte che l'avversario controlla nel deck, quindi un effetto removal molto potente che non va a dire subito cosa andiamo a targettare dell'avversario, che ha una scrittura molto alla Levianir volendo. Adesso io non so come si pronunci il francese, non mi frega nulla, però comunque abbiamo questa qua che è la carta più importante da fare di turno 1 e del motivo per cui giochiamo la sua versione da main, ovvero lei che una volta per turno ci permette di targettare un Madolce del cimitero, sciaffolarlo nel deck, e quando questa carta ha la Pudding Cipessa come materiale, se una carta Madolce viene sciaffolata nel deck, anzi è un quando e purtroppo è da specificare, possiamo staccare un materiale da questa carta e calare un Madolce dal deck in posizione di attacco o in posizione di difesa coperto. Come altri mostri Xyz giochiamo Babuska, che tra l'altro può essere rebornato con Inverna Sifilide. Abbiamo Zeus, Gaia per andare a fare i materiali per lo Zeus. Poi abbiamo Dweller che è fortissimo contro Tirlamens. Quindi ragazzi, di norma facciamo roba Madolce. Qui che abbiamo roba Verna Sifilide, cosa che può capitare, io ne ho messe 7 di carte Verna Sifilide per provare a fare combo alternative oltre al Madolce. Tuttavia, spesso e volentieri noi abbiamo carte Verna Sifilide e infatti molto spesso giocherete il Madolce come lo giocate sempre, però in questo caso no, in questo caso abbiamo due Verna Sifilide, cosa molto molto buona, perché abbiamo la possibilità di fare quello che vogliamo. Io direi attivare Ticket così tanto per, e poi facciamo Awakening Forest, scartiamo lei e andiamo a mandarci la Barrier Statue della Terra, riborniamo Angelli. Vi ricordo che Verna Sifilide bloccano l'arancione, quindi non è proprio il massimo, però comunque c'è come possibilità, quindi volendo possiamo andarci a rebornare subito, anzi direi di farlo. Abbiamo pure Promenade, quindi benissimo, ci è andata bene. Facciamo lei così non ci fanno Nibiru, non ci possono fare nulla. E andiamo a calare la Principessina, Principessina effetto, andiamo a prendere la nostra Punting Cipessa e poi penso che i Madolce player sanno già cosa sta per accadere. Facciamo la maestrina, maestrina effetto, stacchiamo lei, targettiamo lei, non attiviamo il rimischino, che può essere interessante certe volte ma non sempre. Noi andiamo a rimischiarci gli angeli, effetto di Ticket, effetto della cioccolà, e qui ragazzi inizia lo show, perché prima ci facciamo un Hootcake e poi ci facciamo un messengerato. È per questo che io amo giocare la Ticket, perché ci permette di andare a plassare come dei maiali, e direi di andare a prenderci Salone, anche se in realtà cambia ben poco in questa situa, perché possiamo andarci a prendere anche così. Infatti facciamo un altro messengerato, messengerato effetto, e ci prendiamo Chateau,
E qui abbiamo già Promenade in mano, quindi così, ma dolce Promenade purtroppo è hard once per turno, quindi è un po' inutile averne di più, però in questo caso ne abbiamo, quindi che fai, te ne privi. E facciamo con Hootcake e un messengerato il link 2, volendo potremmo fare un altro link 2 per evitare di avere troppa roba sul campo, ma non ci cambia troppo. Chateau, effetto di salone, effetto della cioccolà. Andiamo a calarci di nuovo dal deck il messengerato, ma qua abbiamo già finito le cose, perché il messengerato non è advance per turn, ragazzi, è assurda come cosa. E ci mandiamo alla Jelly, ma... cioè... qua davvero, ragazzi, non possiamo fare nient'altro se non magari setupparci anche per il prossimo turno. Poteva essere... poteva avere senso come roba, boh. Qui possiamo fare anche la tiramisù, non ha senso fare il turno 1, ma tanto per flexare un po' tutto. La facciamo. La mettiamo ovviamente nella zona puntata. E così abbiamo la nostra board. Allora, purtroppo siamo lockati in terra, perché abbiamo la nostra statua, ma di norma ci lockiamo in Madolce, quindi non c'è proprio la possibilità di fare dueller o altra roba. Però così, come potete capire, abbiamo un negate, qualora avesse il tifone abbiamo un altro. E abbiamo poi mostri intargettabili da magie trappole, indistruttibili da magie trappole, un mostro che non puoi togliere e l'avversario non può calare special. Quindi ditemi voi se una combo del genere non può essere effettivamente rottissima all'interno di un local, perché la statua è difficile da andare a passare sopra, perché poi abbiamo anche Promenade, che Promenade, ragazzi, nega una carta scoperta controllata dall'avversario, ma anche una carta che si attiva subito, come non può essere, non so, Forbidden Droplet, Dark Ruler No More, possiamo andare a negare, quindi è assurda. We'll be right back.